La parte interna di una cellula è di una complessità impressionante. Tutta la vita, vegetale, animale e umana, è composta da cellule. Ogni cellula è una città in miniatura che esplica tutte le funzioni necessarie alla vita. La membrana della cellula è autorinnovante ed è formata da speciali proteine che controllano sia l'esterno della cellula, sia la selezione delle molecole che possono attraversarla. Queste proteine funzionano come pompe di servizio e controllano l'ingresso delle sostanze nutritive e l'espulsione di quelle di rifiuto. La parte interna di una cellula è di una complessità impressionante. Ad esempio, il reticolo endoplasmatico è una rete di canali sottilissimi lungo i quali ci sono corpuscoli sferici, chiamati ribosomi, che sono delle vere e proprie fabbriche delle proteine. I ribosomi producono molti tipi di specifiche proteine, mentre il reticolo endoplasmatico le indirizza in precise destinazioni. L'apparato di Golgi trasporta le proteine alla membrana esterna, mentre i lisosomi agiscono da organi digestivi che decompongono e riciclano le macromolecole in strutture cellulari ancora servibili alla cellula. I mitocondri sono le centrali energetiche di respirazione della cellula, infatti producono il carburante per compiere i suoi processi vitali. Il nucleo contiene la centrale operativa che dirige l'attività della cellula. All'interno del nucleo troviamo i cromosomi che contengono il DNA molecolare, una biblioteca con tutte le informazioni in codice necessarie alla vita. Miliardi di istruzioni sono codificate in questa molecola che individua e corregge gli errori e infine si autoriproduce. Solo se tutte queste strutture fossero create simultaneamente, la cellula potrebbe funzionare. Ad esempio, per produrre il DNA, una cellula ha bisogno di oltre 75 diversi tipi di proteine, ma queste proteine sono prodotte solamente sotto la direzione del DNA. L'unica soluzione a questo dilemma è la creazione. La probabilità che il DNA possa produrre proteine dall'origine della sua stessa struttura molecolare è così assurda come fare 13 con due dadi. Non esistono le premesse, per cui la probabilità è uno zero assoluto.